Salute ragazzi, buonasera. Scusate per, diciamo, l'assenza di questi giorni, ma sono stato molto impegnato al Comic-Con e tra l'altro anche domani, e quindi diciamo non ho avuto tempo di elaborare bene il tutto, soprattutto per quanto riguarda il capitolo 903 di One Piece, e non ho avuto neanche onestamente il tempo materiale di fare un video recensione. Infatti anche questa la farò molto, diciamo, a caldo come viene, proprio per una mancanza di tempo. Infatti, stasera dovrei anche andare a vedere i film degli Avengers per non beccare gli spoiler, perché purtroppo il mondo di internet è anche questo. E quindi, tra una cosa e un'altra, cercherò di recensire molto velocemente questo capitolo, anche perché sono stati giorni impegnativi al Comic-Con, ho fatto anche degli acquisti, magari ditemi voi se volete un video dove vi mostro anche ciò che ho comprato, non per quanto riguarda magari le cose banali, cioè banali, quelle più gettonate, proprio perché c'è stata anche una sorpresa, diciamo, una cosa che neanche io mi aspettavo, ma le ho trovate, anzi, ora ve lo mostro e ditemi voi se volete poi il video. Vi faccio vedere solo questo e poi iniziamo. Bene, se ve le ricordate, avete già capito di che parleremo nel prossimo video, cioè lo spacchettamento. Io non nasco come spacchettatore, non farò quasi mai più video su queste cose, però vorrei ributtarvi, diciamo, nell'ondata di nostalgia che ho avuto anch'io, perché io non mi aspettavo, perché ormai so che l'industria è fallita, quindi non si trovano più in commercio. Onestamente, neanche io mi aspettavo di trovarle. Le ho trovate tra queste, quelle di GT e i Cavalieri dello Zodiaco, e quindi ne ho prese qualcuna. Le apriremo insieme, giusto, ma giusto qualcuna, giusto per farvi, diciamo, ricordare diciamo, questa parte nostalgica. Poi basta, insomma, io non nasco per questo e non voglio continuare a fare video poi su queste cose. Magari vi mostrerò anche cos'altro ho comprato, anche questa maglia di One Piece, così facciamo il video recensione fatto bene. Ma comunque non è questo, andiamo avanti. Capitolo, quindi è stato un, diciamo, un periodo impegnativo, così come lo è stato anche il capitolo 903 di One Piece. Allora, cercherò, l'analisi non ve la faccio, nel senso, bene o male l'avete letto, quindi sapete di che si parla, quindi non descrivo ciò che è stato visto e letto, ma vi dirò quello che ne pe penso io. Allora, è un capitolo oggettivamente bello. È un capitolo bello perché ci dà informazioni, ci dà, diciamo, una panoramica generale di ciò che è accaduto e sicuramente crea i presupposti, le basi, un po' come fine Dressrosa, per un capovolgimento poi della storia, perché ormai Luffy a tutti gli effetti viene considerato, per me non lo è ancora, però viene considerato imperatore. E questo cambia parecchie cose. Non ce ne accorgeremo adesso, ce ne accorgeremo in futuro, ma queste sono le basi che permetteranno alla storia di evolversi e di arrivare quindi verso l'inizio del finale. E questo ovviamente non è cosa da poco. Vediamo poi personaggi come Kobe, Er Meppo, insomma, ritornano alcuni per Crocodile, per esempio. Abbiamo alcune informazioni sull'inizio, per esempio, del fatto che il Reverie non sia ancora iniziato, quindi avranno una notizia fresca di Big Mom, probabilmente di Kaido, cioè sapremo anche noi magari che fine hanno fatto i rivoluzionari, quindi potrebbe essere ancora in gioco la possibilità che Oda ci mostri proprio il Reverie. Ci sono stati ripresentati anche alcuni personaggi, sappiamo che gli uomini pesce e alcuni regni amici di Luffy vogliono mettersi su il suo protettorato, e quindi diciamo la questione del capitolo è questa. Questione ampliata poi dalle taglie. Luffy ormai ha una taglia di 1 miliardo e 500 milioni, cioè la sua taglia è aumentata di 1 miliardo, ed è un po' come se Luffy finalmente, grazie a Morgan, il quale ha voluto scommettere su questo personaggio, si fosse riscattato di tutte quelle che sono state le sue avventure che fino adesso non gli erano state riconosciute. Luffy è l'unico che è andato in Sloppy, Impel Down e Marineford ed è uscito fuori. Nessuno sapeva queste cose a livello mondiale. La sua taglia era bassa, però Luffy è quello che ha fatto oggettivamente più di tutte le altre supernove. E quindi è come se adesso, tutto in un botto, avesse avuto i riconoscimenti di tutte le sue avventure dall'inizio della, diciamo, della storia ad adesso. E questo ci sta. E dopo poi arriveremo alle conclusioni, diciamo, personali, perché oggettivamente è un bel capitolo. Però vi darò anche alcune impressioni soggettive a fine video. Comunque, bene o male, queste sono state le situazioni che abbiamo visto. Quindi, nuova taglia, ovviamente questo porterà a un grande, diciamo, aumentare, diciamo, quelle che sono le, anche i, cioè, Ruffy diventerà più ricercato, ecco. Mo sono stanco.
Fate finta che, insomma, sia tutto perfetto. E comunque Luffy sarà sicuramente più ricercato, più nemici. Si già sta andando da un altro imperatore, quindi insomma, il nemico per eccellenza, l'imperatore. E comunque un bel capitolo, un bel capitolo. Abbiamo queste informazioni e si ha appunto la prospettiva per dei grandi capitoli anche successivi. Ora, qual è la mia impressione? La mia impressione è che è stato un bel capitolo. Però, personalmente, mia impressione non vostra, cioè non oggettiva, soggettiva, un bel capitolo, ma non è un capitolo bomba. Il 90%, allora, già lo so, qualcuno, quei pochi che si vedono in video magari diranno che, ah, ma che stai dicendo? È un ottimo capitolo, sì, è bello, però, personalmente, i capitoli bomba per me sono altri. Il capitolo bomba, per esempio, è l'arrivo di Shanks a Marineford, perché lì è un fatto reale, cioè Oda nel capitolo dopo ha dovuto farci vedere cosa è accaduto. Cioè, Shanks era lì. Oppure Shanks che va con Barba Bianca, che magari lottano tra di loro. Quello è un capitolo bomba. Oppure quando Doflamingo fa la panoramica generale dopo, mentre è stato, cioè quando è arrestato. Quello è un capitolo bomba perché ci dà informazioni nuove. Questo capitolo a noi lettori, che abbiamo già visto ciò che è accaduto, non ci ha dato quasi nessuna informazione nuova. Il fatto che Morgan scriva del fatto che Ruffy ha la volontà di Ace, già lo sappiamo. Che sia figlio di rivoluzionario, già lo sappiamo. Che sia nata contro Big Mom, già lo sappiamo. Che ha creato lo scompiglio, già lo sappiamo. Che lui sia colui che è vicino all'essere re dei pirati, già lo sappiamo. Cioè, cosa abbiamo saputo di nuovo? Che Kobe prova ammirazione, l'amicizia tra Kobe e Rebecca, appunto, sempre per il fatto che sia Luffy a unirle. La taglia, sicuramente ci sono state informazioni, però molte cose già le sapevamo. È importante che anche nel mondo di One Piece gli altri sappiano queste cose. Infatti, è stato un capitolo che ci ha permesso di capire che tutti gli altri lo sanno. È importante, però, cioè, noi lettori, voglio dire, se tu non mi mostri un crocodile, cioè, che tu mi mostri un crocodile, no? Che stia là a leggere il giornale. Allora, o gli fai dire una frase a effetto, cioè una frase che resta, ma che tu a questo crocodile, no? Alla fine me lo fai vedere che legge. Sì, per l'amor di Dio, bellissimo. Però, se sta solo leggendo, cioè io lettore, me lo immagino prima o poi che queste notizie arrivino. O comunque, c'è un'aspettativa, cioè noi già sappiamo, soprattutto chi legge One Piece da molto, che bene o male qualcuno poi è sempre informato, cioè le gesta, l'eco delle gesta di Luffy arrivano, quindi, cioè almeno sì, Crocodile, ma anche Akainu, cioè fagli dire una frase, che ne so, sarebbe stato bello se Akainu magari leggendo avesse detto a qualcuno, non lo so, preparate la flotta, ma anche che non c'entra niente con Luffy, però almeno tu leggi, dici, cazzo, Akainu ha detto preparate la flotta, cioè la flotta di chi? Dove deve andare? Ma è un esempio, questo è un esempio perché lui sappiamo che deve andare a Reverie, quindi sappiamo già. Però è un esempio, cioè se devi presentare Crocodile, fagli dire una frase e dire, ah, allora sei al mio livello. Ma non lo so, ma è una stronzata. Ho gradito molto di più, tipo Barbanera, il quale ha detto, si è fatto la risata, oh, la risata sua, però poi ha detto, non è ancora il momento. Non sappiamo se intendeva il momento per Luffy di diventare imperatore, se intendeva il momento che lui avrebbe cercato Luffy, perché lui cercherà Luffy, se non è ancora il momento per altro, insomma, per rubargli qualcosa. Cioè, quella è stata più una frase un po' criptica, no? Un po' enigmatica, oppure il commento come se fosse Oda a dire, sì, Morgan dice questo, perché Morgan è questo che ha visto, perché Morgan, sì, è vero, lui ha fatto come i giornali mondiali nostri, reali, cercano la notizia, fanno scoop, butti la bomba, no? Butti la bomba di informazioni, magari un po' falsificando. Però non l'ha fatto neanche fin, cioè, l'ha fatta apposta, ma fino a un certo punto, perché Morgan quello ha visto, cioè Morgan ha visto che è stato Luffy ad attaccare Big Mom, che ha creato scompiglio. Morgan non sa che Brook è andato a rubare il Point Grif. Morgan non sa che Sanji ha fatto magari la torta perché è stata Puddy per gli altri. E quindi ha scritto quello che sapeva. È quello che ha visto. Però, voglio dire, anche Crocodile, no? Fagli di una frase. Cioè, è quindi come se Oda avesse voluto dire che Morgan ha detto questo, però è come se lui stesso si è voluto frenare tramite Barbanera a dire sì, però non è ancora il momento. La gente ti considera, scommetto su di te che sei il quinto imperatore, addirittura, che poi per me non è effettivamente un quinto imperatore, perché gli imperatori, secondo me,
La nomina te lo dà un po' più il governo perché gli imperatori. Cioè, ai pirati che frega che sei un imperatore. Cioè, sanno che sei forte, che hai un prestigio. Ma anche Luffy prima era già famoso tra i pirati, alcuni. Ma non aveva il prestigio di imperatore. Quindi per me è il governo che ti reputa così pericoloso da definirti imperatore. E quindi è come se ora si fosse voluto un po' fermare. Dire sì, ma non ancora. Comunque, è stato un bel capitolo, ripeto. Però non è stato un capitolo bomba, cioè ho preferito più il 902 a livello di emozioni, a livello di come Oda ha voluto gestire la narrazione, l'avevo detto, no, nel video precedente, flashback, canzoncina, quindi è stato un capitolo che si è raccontato da solo. Ho preferito un capitolo 900 che creava miliardi di scenari aperti. Questo è stato un bel capitolo, però diciamo non tra i miei super preferiti. E poi, ultima cosa e stacco, la taglia sì. Bello l'aumento, ma parere personalissimo un po' esagerato. Cioè, mettigli un 800, 900 miliardi, milioni, anche un miliardo, ma un miliardo e 500 milioni. Sì e no, perché Rufy ha fatto parecchio, è vero, però alla fine, sì e no, cioè sì e no. Un miliardo lo accettavo quasi tranquillamente, un miliardo e mezzo. Un po' meno, anche perché non ha neanche sconfitto Big Mom, non ci ha proprio provato ad affrontarla perché altrimenti, ma ne prendeva proprio parecchie. E quindi questa è, scusate un po' l'assenza per quei pochissimi che mi seguono, insomma. E spero vi piaccia il video commento, fatemi sapere se volete un video in cui vi mostro quello che ho comprato, insomma. E ci vediamo al prossimo video, passate anche per il canale di Non Ti Dico, che fa anche lui recensioni ottime su One Piece, sul canale di Nunzino91, metterò tutto in descrizione. Che fa video sulla cucina. Passate anche per la pagina Facebook, iscrivetevi. Noi ci vediamo al prossimo video. Fate i bravi, studiate e siate umani. Ciao ragazzi.